poi alla fine, per paura di far tardi, in realtà ho fatto troppo presto. Sono arrivato qua in stra-anticipo, ma proprio stra-anticipo, eh. Quindi approfitto per fare un po' di passeggiata, altri due passi. Così faccio vedere anche quella buffa strana ferrovia che io non ci ho mai visto passare un treno sopra, quindi penso che a questo punto sia tipo un binario morto. In pratica, sia alla mia sinistra che alla mia destra c'è questo binario. C'è un gabbiano che mi gira d'intorno e sembra che rida. Gabbiani simpatici. Comunque, io vado di qua. Sto percorrendo i binari proprio. Beh, ovviamente è un binario morto perché qui c'è un pub in pratica e in quest'altra direzione qua invece c'è il porto. Quindi suppongo che questo fosse un vecchio binario per il treno quando magari usavano ancora i vagoni per portare magari appunto la merce al porto. Però è carino che l'abbiano lasciato così, perché è molto caratteristico. Però sarebbe importante sapere che è un binario morto, perché ogni volta che ci arrivavo guardavo a destra e a sinistra che non arrivasse il treno, e ovviamente il treno non poteva arrivare. Però vabbè, in fondo il fatto che non ci fosse né un semaforo né delle sbarre né niente già me l'avrebbe dovuto far capire che era un binario non in uso. Comunque, se io lo ripercorro anche all'avanti, mi porta proprio al centro del paese, al centro di Skagen, al centro delle vie principali, dove ci sono i negozi, i pub, i bar. Ed è simpatico percorrerlo, anche se devo fare il passo corto e stare attento a non prendere storte, perché io sono notoriamente famoso per prendere le storte mentre cammino. Quindi devo fare sempre molta, molta attenzione. Qua un'altra galleria d'arte. È piena di gallerie d'arte. Questa qua non l'avevo ancora mai vista, perché io avevo visto una che è praticamente nel centro e un'altra che è praticamente dall'altra parte. E ho pensato che due gallerie d'arte erano già tante, ma questa è la terza. La terza che vedo. È veramente un posto d'artista. No, scusate, sono due gallerie. Questa si chiama Gallery Manu Levitt o qualcosa. E qua c'è un'altra, Gallery Mile. Scritto mile. Sì, sono due gallerie diverse. Cioè, è proprio un posto per pittori, per artisti questo, io non c'è nulla da fare. Però non c'è nessuno dentro. Non lo so se è aperta. Quadri sono belli. Ovviamente erano chiuse, io ho dato una sbirciata dentro, ma ovviamente con il riflesso del giorno è difficile vedere quello che c'era effettivamente dentro.
Però la voglio approfondire questa cosa, perché sembravano belli i quadri, sembravano proprio belli. Ecco, e ora faccio tardi. Accidenti. Ok, allora anche stasera indagine paranormale, improvvisata ovviamente. Abbiamo una squadra diversa, stasera con noi c'è anche, oltre a Gabriele c'è anche Alessio, che sono già più avanti perché abbiamo già scalato una duna se si vede dietro di me, praticamente è tipo una duna che ci si monta praticamente a quattro zampe perché è una duna di sabbia ripidissima. In pratica siamo venuti a fare un'indagine qua su, ma qua su ci sono già stato, sono sicuro che non c'è niente di paranormale. E loro sono già avanti, sono già saliti lassù in cima, non so se si vedano dietro di me. Sono montati sulla seconda duna, che è quella più ripida, che è quella che io non voglio affrontare stasera, anche perché sta già piovigginando, tira un vento della Madonna ed è veramente freddo. E loro sono già in cima, quindi vediamo quello che devo fare. Questo è un paesaggio alieno proprio, ma è troppo ripida, è veramente troppo ripida. L'ultima volta che feci questa salita sono arrivato solo praticamente morto. Non ho intenzione di rifarla stasera. Non ci penso neanche proprio. Tra l'altro non vedo i ragazzi e non li sento nemmeno. Provo a girarci intorno. Tra l'altro non so neanche quello che c'è sotto di me. Ah, è tipo una specie di scarpata di sabbia. Se scivolo non mi ferma più nessuno, divento una valanga, divento. Le luci che si vedono a fondo sono barche. E stasera ce n'è parecchie. Ne conto almeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 barche conto davanti a me. Torno indietro. Cioè, meno male che siamo venuti in tre. Mi hanno cagato qua da solo. Ho detto, raga, aspettate un attimo che devo iniziare la ripresa. E praticamente sono andati su. Io sono rimasto qua come un coglione. Provo ad andare di qua. Ah, sento le voci. Sicuramente loro vedono me perché io ho il torcione, ma io non vedo loro perché loro hanno delle minuscole torce. Eccomi, li sento. Dove siete? È qua? Qua dove? Sì, vedo le vostre luci. Sì, ma io non ci monto lassù. Ma no che non salgo, ma stai fuori, stai! L'ho già fatta una volta questa, non la rifaccio! No, seriamente, non la rifaccio, l'ho già fatta una volta quella salita lì, sono praticamente morto, morto di fatica. È una salita ripidissima. David! Sì?
Vi vedo. Allontanati, peste di Satana. Mi hai rotto il cazzo. Spero che non ci sentano tutti i moccoli che hanno tirato. Si è spalmato. L'hai visto? No. No, ma l'hai ripreso? In scena, L'hai ripreso? Dimmi che l'hai ripreso. No, perché non gli stavo puntando la luce addosso. No! Perché non l'hai ripreso? Me l'ero lanciato apposta, Si è siamo spalmato risalti. come una bastarda per terra. No. Facciamo Scusa, mi le fai il replay, per favore? presentazioni. Infatti. Allora, ciao Alessio, Ciao. benvenuto nell'indagine paranormale di stasera. Te sei un noto fifone, perché ti sei unito a noi stasera? Perché sono pazzo. Non c'avevo un cazzo Pazzo di per meglio da Gesù. fare. Te ti sei ripreso dall'esploriazione dell'altra sera? Io. Sì. E non avevo niente altra, sì. No, neanche paura dei No, serpenti? no, paura di niente. Neanche paura di perderti? No, non mi perdo. Sei tranquillo? Sì. Ok. Quindi, visto che te hai fatto l'itinerario di stasera, Sì. Più qual è la direzione da prendere? o meno là. In Più o meno là. realtà è dall'altra parte. No, sì, è da lì. No, è di là. Non è molto Quindi non è solo quella rassicurante. la strada, è di qua. Ma di qua siamo venuti? Da là siamo venuti, ragazzi. No, io sono venuto qua da qua a sinistra. No, Perché hai fatto il giro largo, ma la chiesa è sempre di là, sa, che l'hanno spostata, di là siamo venuti noi. Sì. Dobbiamo andare da qui. Ma che cazzo dite? Se siamo Davide è scesi. da qui, come ho detto Oh, ma io. siete È da deficienti. qua, è da Avete qua. un senso dell'orientamento pessimo. Se siamo scesi da questa montagna e siamo saliti dal lato opposto, la macchia sta di là, quindi siamo saliti e siamo scesi. No, fra noi siamo saliti così, siamo riscesi da qui. Oh, ci sono un po' in vita. Sei un po' ritardato comunque. Sentite, voi non c'avete il senso dell'orientamento, fidati. Mamma ti prendi una calata se sbagliato, ti giuro. Guarda, dove stiamo? Se sto guardando qua, di là è la macchia. Non Appunto, quindi noi dobbiamo andare di là. proprio di là, di là. Di là c'è la macchina. No, Non ho capito. di là è la macchina. io sono venuto qua a Ah, piedi. la macchina sta qui. Appunto, dove sta? Di là. La chiesa dove sta? Là. Ma io Là. vengo. Oh, qua davanti. Ok, però aspetta, dici cos'è questa chiesa, perché non l'abbiamo ancora Praticamente è detto. stata una chiesa La chiesa? costruita, si pensi, in età vichinga. Non si pensa, si pensi. Si Si pensi? pensi da vichinga. Praticamente è uno dei pochi rimasugli della vecchia cittadina di qui. E quindi si chiama Beh, sì, vabbè. Chiesa insabbiata perché è ceduto ed è sotto vari metri di sabbia. Quindi dobbiamo metterci a scavare per trovarla? No, no, si vede il campanile da sopra. Ci sono i fantasmi che hanno già scavato per noi. Ci dai una torcia migliore? Questa ti fa diventare cieco. No, questa è proprio schifo. Questa fa Ok. schifo. Non ho torce estremamente potenti come stasera, ma vi posso dare quella che mi hai regalato te? Grazie. Sì. E quella che hai rubato dal cinese. No, e questa. L'hai rubata quella torcia lì? Io no, l'ho E io pagata. no. Lui ruba. E questa è quella che ho preso al supermercato che tengo in macchina d'emergenza. Allora, vedi? Diciamo. Da qua sopra non si vede un bel. Cioè, da qua sotto. Metti di là. Fammi capire una cosa. Allora, da qui ti dovresti un po' spostare. Non vedi un caso. Bravo. Non cadere. Ale, cerca di non farti male. Ma però perché non l'hai ripreso? No, ma non è che non l'ho ripreso, la telecamera era orientata verso di lui, ma non c'avevo la torcia puntata. Quindi c'è una probabilità che l'hai ripreso. Cioè, no, la telecamera ti ho detto che era puntata verso di lui, ma non ci stavo puntando la luce. Sei sicuro che non si Peccato, vede no? niente? Cioè, secondo me deve essere la copertina del video. Però ho delle impronte. Sono le nostre. Sono le mie di prima queste! T'ho detto che sono passato di qua Sì, io! delle impronte. Quelle qua le hai fatte tu? No, quelle no. Ale! Comunque sta di qua la chiesa, Di sono qua, sicuro. l'ho detto io. Ma salite un secondo. Di qui? Ale, scusami, non è che ti voglio sempre contraddire, ma di dove siamo venuti? Glielo dici te?
No, Frog. Ma va? Che ti abbiamo detto? Ripetilo un po', scusa che non ti ho sentito bene. Alza la voce, per che favore. Che di là, come avevo detto io. No! Ci sono le... Guarda, ci sono le nostre macchine laggiù, oh, lo vedi? Una macchina, guarda! Delle macchine, porca puttana, t'ammazzo! T'ammazzo, basta, cammina! Dove dobbiamo andare di là? Cammina! Tu hai fatto l'itinerario. Sì, ma ci vogliamo affidare lui per l'itinerario, veramente? Io voglio che cade di nuovo. Vuoi che cade di nuovo? Sì, magari, ti giuro. Potresti spingerlo. Non è una cattiva idea. Non nascondo che l'ho pensato. Ah, eccola, l'ho trovata. Ah, eccola. No, infatti noi siamo stronzi, che fine mai abbiamo detto di là. Ti avrei dovuto ascoltare da inizio, volevo vedere dove arrivavamo. Arrivavamo ad Oslo. Inizio quando? Cioè, mi dici il nostro senso dell'orientamento rispetto al tuo, com'era, scusa? No, porca puttana. Che non me lo ricordo. Com'era Ale, me lo ridici un'altra volta? È pessimo. Il nostro, vero? È pessimo. Sì. Il nostro itinerario man è pessimo. Non vale un cazzo. Chiedo, ma come ci arriviamo? Ci dovrebbe essere un sentiero. Qua? Si può ruttare video. Ma scusa, noi ci stavamo affidando completamente a te per questa esplorazione. E penso sia la cosa peggiore che io possa fare nella mia vita. E te non sai dove dobbiamo andare? L'ho visto solo su Google Maps. Ok. Allora, secondo Google, di fronte a noi ci dovrebbe essere una stradina che non c'è. Dai, cazzo, ti prego. Google, oh, non ci sta la stradina qua. Stradina, Google, cosa dici? Johnny? Vabbè, questa è la direzione. Andiamo. Sì. Cosa potrà mai andare storto? No, sei tu che sei storto. È molto bagnato. Si sfonda di faccia a terra. Dai. Ale, non è per nulla, ma noi... L'altra sera, quando abbiamo fatto l'esplorazione, abbiamo seguito un sentiero. Te qua ci stai portando completamente nella sterpaglia, all'erba alta. Cioè... Beh, andiamo, basta che andiamo verso... Verso est? Ovest. No, dai, non si può fare sta cosa. Non mi fido. Non sa dove andiamo. Non mi fido. Senti, allora tu, grandissimo bastardo, mi hai detto prima che c'era un sentiero. Su Google Maps c'è scritto, ma non lo so. Quindi se lo sono rubati? Sì. Complimenti. È schifo, è schifo. Vabbè, comunque 2,7 km senza sentire. No, vabbè, 2,7 km sono perché ha fatto il giro non passando da qua sulla strada dell'asfalto. Oh, raga. Vabbè, comunque basta seguire le luci delle navi. Guarda, laggiù in fondo c'è il faro. Sì. Beh, ma comunque, cioè, questa è questa sponda di qui, e quella appunto ad est. Quindi dopo, se basta, mettiamo una bussola, andiamo verso est. Ma non è quello il problema, andare verso est o no. Il mio problema, sinceramente, è attraversare ora queste sterpaglie, che non sappiamo quello che troviamo, se e troviamo delle buche, degli animali. Sì, c'è l'erba altissima qua. Cioè, lo vedi che a te ti... Ti sta arrivando al pisello l'erba, lo vedi? Che vogliamo fare? No, aspetta, dimmelo con questa faccia, perché ragazzi, è morta là. C'è troppe luci in faccia. Che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Quanto, guarda, sei veramente sublime, sei divino. Ma Barbara d'Urso. Quasi. Ragazzi, basta. Non ci vedo veramente. Ma non ci vedi più dalla fame? Piccolo gordito. Oh, e a me, che vogliamo fare? Ci stiamo pensando. Allora, vorrei trovare il sentiero, di la verità. Se c'è un sentiero, non vorrei andare avanti nell'erba alta. No, nell'erba alta non penso sia una cosa corretta. Cioè, non l'abbiamo fatto neanche noi l'altra sera. Buona, per favore. Non l'abbiamo fatto neanche noi l'altra sera di... Continui questi? Filippo. Filippo? Orgoglione. Sì, altre due torce, non me le vuoi dare? Vieni, dammi una. Allora, di sentiero non ci vedo più un cazzo.
La chiesa dov'è? Guarda, dovrebbe stare là dove ci sono quelle due luci più o meno. Sì. Ma veramente? Sì, l'ultima volta che siamo montati quassù. No, quella è la chiesa in città. È da qui, Sì, dai. no, ma dico la direzione più o meno è quella Ah, là, eh. ok. Raga, ma non la vedo più l'ombra di prima. Dov'è? Secondo me è un'idea pessima. C'ho tutte le gambe bagnate comunque. Pure io, ma che cosa può andare storto? Lo sai che l'ultima volta, vabbè, Cosa non può andare storto? l'ultima volta che l'hai detto, non lo posso dire perché era la storia che raccontavo oggi, ma non ho finito di raccontarla ancora, quindi la finisco di raccontare domani la storia di quando siamo usciti io e te la prima volta. E mi sembra che tu avessi detto una cosa del genere. Cosa mai può andare storto? Mi piace come è stato, è divertente. Sì, Succedono sempre cose interessanti. porta un po' sfiga, te ne sei accorto, sì? Forse sì. Beh, finché succedono a te va bene. Basta che non No, succedano agli comunque, altri. guarda, davanti a me. Cioè, Ah. Fammi vedere. io l'unico sentiero che vedo è qua a sinistra, ma sulla sabbia. Cioè, vedi di qua. Ta, 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 ta. Mi stanno mangiando gli insetti. Sì. Vogliamo andare di qua? Ma di qua dove? Tutta erba qua. Di là. Ma vaffanculo, c'è la chiesa, no? Proviamo ad andare da questa parte qua. Seguiamo il sentiero di sabbia, che se ti ricordi l'ultima volta che eravamo qua, abbiamo visti alcuni sentieri di Ma sabbia. da sopra sopra l'abbiamo visto. Sì, ma che portavano giù di qua però. Dai. Cioè, l'unica cosa che chiedo io è di non attraversare l'erba bagnata alta fino Stai dicendo? al bacino. Cioè. Porco Dio, mi sta bagnando tutto il sapore. Anch'io sono tutto bagnato. Sì, che è bagnata, eh? Sì, sono bagnata, sì. Tremenda. Ok, che resti qua? Allora, la sinistra non di sicuro. Facciamo una cosa, Dobbiamo salire. No, giriamo intorno a questa duna qua. Così a caso. No, giriamo intorno a questa che magari si può girare la duna grossa. Dico male, Non lo so. Non lo so. Ma se Ale? dovesse Tu ti essere garbavo così. l'idea di andare in erba alta, vero? Se devo fare una cosa, la faccio al totale l'avventura. Di qua andiamo verso il mare. Sì, e io sto dicendo che magari. E lui mi ha perso la sabbia a terra. Magari potevamo Che carino. aggirare. Abbassa le luci. Abbassa la luce, Gabri, se no la c'è. Ok. Aggirare la duna grossa, dico. Quella di là? Sì, passando Lì? di. Giriamo qua intorno, di qua, qua dritto, verso il mare. Da qui? No, no, da qua. Da qui? Sì. Ah, tu ho capito che dici, tu vuoi andare tutto intorno, andiamo dall'altro lato della collina senza salirci. Esatto. Ah, ok. Ma è un quarto d'ora che cerco di dirla sta cosa. Dovevi dirlo. Ma l'ho detto, ma Non se non è vero. capisci, più che dirti Infatti. giriamoci intorno, più che dirti così, che ti devo dire. Non ti ha sentito nessuno, quindi nessuno può provare questa tua tesi. Ma non è vero. L'ho detto, vero Gabri che l'ho detto? Sì, l'ha detto, gli dei l'hanno sentito. Io non ti ho sentito. Te non sei un deo. L'immagine cazzo. Qua c'è tipo una specie di scarpata di sabbia. Se vuoi, ti riprendo mentre caschi giù. Ma magari sarebbe veramente una cosa bellissima. Ti do 1.000 corone se ti spalmi di faccia a terra, bastardo. Io voglio che cadi come prima. Però prima si è ribaltato, dalla discesa l'ho visto volare giù, Sei riuscito a camminare spalmato a senza terra. angolazione? Allora, ti posso dire una cosa, se cadi qui è bellissimo. Cioè ti vedo rotolare da qui fino all'altra parte, sarebbe una cosa bellissima. Un lupo, un po' No, piccolo sono quello, piccole, un quelle lupo. sono. Oppure un cucciolo di lupo. Penso sia un'ottima idea quella di lupo. Qualcuno l'ha fatto prima di noi, perché ci sono le orme. Perché ha capito pure lui che stava a fare una cazzata probabilmente. Aspetta. No, non è forse. Vediamo Vabbè, indietro. Gabri, illumina avanti. Dove? L'ha dritto? No, Secondo me troppo ripido.
Allora, secondo me dovremmo abbandonare l'idea di andare lì. Oppure saliamo E e scendiamo. scendiamo. Quella è l'unica soluzione. Non lo posso Oh! fare, Ti giuro che come ti butti adesso ti lancio, eh. Ti lancio, ti ammazzo. Ha problemi di rabbia questo ragazzo. lancio, ha detto. Vediamo se cade. Ci stiamo pensando. Preferirei scendere e fare il giro da dietro. Scendiamo. Dal mare. Scendiamo da là. Qua c'è il mare sotto. Prima ci sta andando laggiù. Facciamo questo passo. Possiamo farlo largo dalla macchina, allora. Almeno sappiamo che c'è una via di ritorno, perché se non scendiamo questa, poi non la risaliamo questa che. Vedi, risalire lì. Dammi scusa. Tieni, Filippo. Vedi? Tu fai questa conca fino a di là, girati con la videocamera. Fai tutta verso sinistra e ritorni dove stavamo. Sì, ma dico, una volta che noi siamo qua giù, basta, che siamo laggiù, siamo sicuri che c'è un punto dove agganciarsi per ritornare alla macchina, c'è cioè il mare? Penso che questo sia l'unico, No, che questo poi da arrivi dove al torniamo? mare. Da dove siamo andati? Perché vedi, non mi puntare la luce in faccia, se no non vedo un cazzo. È tipo un bivio, capito? Quindi penso che questo sia l'ultimo, perché poi arrivi al mare. Da là vai verso il mare, da là torni verso la macchina. Allora, torniamo verso la macchina per fare il giro d'intorno. Ma dove andare dal mare, quindi? Ma non serve, passi da qua Da e vai lì. qua, Sì, ma io so, l'unica cosa che mi preoccupa è che non sono sicuro che poi riusciamo a ritornare su, né a rifare il giro Vabbè, d'intorno. dalla mappa si vede dove sta Sì, ma la dalla macchina. mappa non è molto affidabile. Allora andiamo a casa. Semplice, ragazzi. Minchia, raga. Minimo di avventura, dai. Cadi? Cadi? Ma ti giuro, ti darei proprio una spinta. Mamma mia. Volevo vederti rotolare. Ti butti, per favore. Ti do mille corone. Ti do Dai. mille corone adesso. Però Sì, aspetta. Ma cadi, vai! Vai, cadi! Ma ti darei proprio un calcio in dai, faccia. andiamo di là. Guarda che gordito. Lavati la maglia, stronzo. Sì, così. Ok, allora dopo un po' di discussione abbiamo deciso che torniamo indietro perché effettivamente con solo una torcia potente è effettivamente troppo buio per andare avanti. È ripido, non si vede dove stiamo camminando, ci sono le dune, ci sono dei precipizi di sabbia che non è che se uno cade si fa male, il problema è che non sappiamo se poi riusciamo a rimontare di sopra, né tantomeno ad arrivare alla macchina. Ok, quindi andiamo praticamente. 20 minuti di macchina. Ok, andiamo da un'altra parte che aveva trovato Gabriele, che me lo sta facendo vedere ora sulla mappa, che sarebbe una spiaggia. Qual è, scusa, quella dolce punto rosso? Ma qual è quella dolce punto rosso? È sul montanino. Lì? No, ok. Ok, quindi ci dirigiamo a quest'altro posto. Anche perché, parliamoci chiaro, questa è una ripresa che andrebbe fatta di giorno perché è molto molto più bella. Quindi ora continuiamo, torniamo indietro e speriamo che Ale Cadi caschi per giù. terra e si Caschi spacchi giù. almeno una gamba. Almeno una. Caschi giù da una duna, così abbiamo perlomeno una bella ripresa di stasera. Io spero sui Abbiamo frantumi. Io motivato l'uscita sulla duna. spero sui frantumi. Mille pezzi. Perché è un bastardo. No, è un bravissimo ragazzo. Vero Ale? Oh, ma sei scemo questa luce? Spero di essere un bravo ragazzo, Dino. Dino? Dino? Zio Dino? Non ha detto Odino, ha detto Dino, Dino? basta, Sai perché andiamo! sono intimi Oh, loro. magari cade. Aspetta che cado io ora.